Covid, i dati di oggi in Abruzzo. Si registrano 23 nuovi casi. Salvaguardia dei tribunali abruzzesi. Si punta sul decreto pubblica amministrazione. Gara podistica nell'area archeologica di Alba Fucens al via domenica prossima. Presentato il libro di Francesca Lamantia, narra la storia dei minatori della Maiella in Belgio. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Apriamo subito con gli ultimi aggiornamenti sul Covid. Sono quindi 23 nuovi casi positivi al Covid registrati in Abruzzo oggi, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 74.897. Bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71.512 dimessi perché guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 873, 11 in meno. 21 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica, 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 851 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.498 tamponi molecolari, in totale dall'inizio dell'emergenza 1.194.695 e 2.352 test antigenici, 513.048 in totale. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari allo 0,47%. E prosegue quindi la battaglia contro la chiusura dei tribunali abruzzesi. L'operazione proroga, rilanciata ieri da sindaci, presidenti degli ordini delle province nel corso dell'incontro con i parlamentari abruzzesi, dove ha partecipato pure il governatore Marco Marsilio, potrebbe arrivare attraverso il decreto di riforma della pubblica amministrazione in discussione al Senato. È qui che entro mercoledì, giorno della scadenza per il passaggio in prima e seconda commissione, che dovrebbe arrivare un emendamento unitario. L'obiettivo auspicato da tutti, amministratori, avvocati e parlamentari, è quello del documento congiunto. Sappiamo che ci sono decreti in conversione, ha affermato il sindaco Giovanni Di Pangrazio, coordinatore dell'iniziativa. Aprendo la riunione, e i presidenti dei tribunali di L'Aquila e Chieti hanno manifestato le difficoltà ad accogliere i quattro in chiusura. Questa battaglia è condivisa anche dalla Regione e dai Vescovi, che sono pronti a far sentire la loro autorevole voce in difesa dei diritti alla giustizia dei quattro territori. Dobbiamo trasferire queste esigenze a Roma, prosegue Di Pangrazio, per andare oltre i paletti di tecnici ministeriali. La chiusura con accorpamenti dei tribunali sarebbe un disastro. Ed un epilogo da evitare anche per il governatore abruzzese. Questa è una battaglia comune, ha ricordato Marco Marsilio. Confido che i parlamentari abruzzesi attueranno una strategia unitaria per la proroga, che però non basta. La Regione ha approvato una proposta di legge. Chiedo ai parlamentari di sensibilizzare i capigruppo per calendarizzare la proposta di legge in aula, per portarla in aula per dare soluzione definitiva al problema senza più proroghe. E gara podistica nel solco del passato, domenica 4 luglio, nello splendido scenario di Alba Fucens, teatro di una giornata, l'insegna di sport, storia e divertimento. L'area archeologica farà quindi da sfondo prestigioso della gara podistica con inizio alle ore 10. L'insediamento romano, che solitamente fa da cornice ad eventi teatrali e musicali, oltre ai podisti ospiterà anche bambini e famiglie per un'iniziativa originale fortemente voluta dall'USA Sporting Club, l'Associazione Culturale Antrosano, dai comuni di Avezzano e Massa d'Albe, con la regia della Commissione Pari Opportunità
del capoluogo marsicano da poco insediata. 11 chilometri di percorso, quindi, con partenza da Piazza Arcobaleno di Antrusano, nel quale gli atleti si sfideranno facendo contemporaneamente un affascinante salto nel passato. La gara designerà il nuovo campione regionale di corsa in montagna. E alle ore 17 è in programma un momento dedicato ai più piccoli, curato dall'associazione Ufficio Caffeina, con spettacoli di intrattenimento. Dopodiché i bambini si metteranno in gioco con gli amici animali. Vi sarà infatti un momento dedicato alla Rally of Dames Dogs and Horses, una disciplina sportiva sempre più popolare, adatta a cani di tutte le razze e ai cavalli. Obiettivo sincronizzarsi al meglio con il nostro compagno di piacevoli passeggiate, lavorando sul rinforzo positivo e sulla collaborazione per aiutare cani e cavalli ad obbedire ai comandi come in tutti i percorsi Obedience, ma divertendosi durante l'esecuzione. Ci sarà anche la possibilità di visitare gli scavi accompagnati dalla guida ufficiale del comune di Massadalbe. Oltre 112 milioni di euro l'anno tra fondi diretti e indiretti saranno a disposizione per le politiche sociali della Regione Abruzzo dopo l'approvazione del nuovo piano 2021-2023, attesa entro la fine dell'anno. La spesa pro capite impegnata in termini di servizi sociali per ogni abruzzese è di 85,51 euro contro le 61 della precedente annualità, 116 euro la media in Italia, 340.000 le persone assistite ogni anno, 155.000 gli utenti degli sportelli degli ambiti sociali. Sono soltanto alcuni dei dati emersi durante l'insediamento della cabina di regia, dedicata alla trattazione dei primi atti di indirizzo finalizzati alla redazione del piano. Determinante ha spiegato il dirigente del servizio programmazione sociale, Raimondo Pascale, sarà l'iniezione di nuove risorse legate al piano nazionale di ripresa e resilienza, che destina 20 miliardi di euro alle politiche di inclusione e coesione. Di queste risorse all'Abruzzo dovrebbe essere destinata una percentuale tra il 2,5 e il 3,16%, il che equivarrebbe a una dotazione finanziaria di 1,5 miliardi di euro. Di qui la necessità di elaborare una programmazione strategica che faccia della capacità di attuazione della gestione della spesa ai suoi punti di forza. Ai lavori di predisposizione del nuovo piano si dovrebbe affiancare anche l'elaborazione della nuova legge quadro di settore. La documentazione sarà consultabile sul sito della Regione Abruzzo. Ma ascoltiamo ora cosa ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali, Pietro Quaresimale. Allora, assessore Pietro Quaresimale, assessore alle politiche sociali, oggi è una giornata importante perché si avvia il confronto sul piano sociale 21-23. Ecco, entro quando sarà approvato il piano? Sì, come ha detto, una giornata importante perché oggi inizia un percorso che porterà all'approvazione del piano. Io auspico che ciò avvenga entro fine anno. È uno strumento di fondamentale importanza, richiesto dalle esigenze che riscontriamo sul territorio, uno strumento che si fonda sulla trasparenza, sulla condivisione e sulla partecipazione. Non a caso oggi abbiamo convocato la cabina di regia, costituita da tutte le parti sociali, perché vogliamo fare uno strumento che sia appunto concertato e possa dare risposte sul territorio. Uno strumento che cercherà di tutelare le fasce più deboli, quindi le famiglie, i giovani, le persone disabili e gli anziani. Metteremo in campo una somma rilevante, quasi 100 milioni, per cercare di rendere omogenei i servizi. Non ci possono essere territori di serie A, territori di serie B, cittadini di serie A, cittadini di serie B. Ma la caratteristica principale è che il cittadino torna al centro dell'attenzione, quindi uno strumento flessibile in base alle esigenze e alle domande che ci richiedono appunto i territori e i cittadini abruzzesi. Ecco, assessore, ovviamente per poter partecipare ci saranno dei bandi o comunque c'è una procedura da seguire.
Sicuramente ci saranno dei bandi che saranno pubblicati, anche lì massima trasparenza, maggiori controlli affinché i servizi vengano rivolti alle persone più deboli, alle persone che hanno bisogno, quindi nessun atto persecutorio, bensì maggiori controlli anche al fine di rendicontare documentalmente le varie spese che andiamo a sostenere. Lunedì prossimo, 5 luglio, il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, tornerà in Abruzzo. Salvini sarà a Pescara, in piazza 1 maggio, alle ore 10.30, per incontrare militanti ed elettori. Stesso programma all'Aquila, alle ore 16.30, in corso Vittorio Emanuele. La visita di Salvini rientra nell'ambito della campagna avviata in tutta Italia per chiedere il referendum sulla riforma della giustizia attraverso gazebo nei quali è possibile presentare la propria sottoscrizione. È una grande battaglia di democrazia e libertà, dice il coordinatore regionale, il deputato Luigi D'Eramo, priva di ideologie, nell'interesse dei cittadini e soprattutto di quei magistrati per bene non politicizzati. Ovviamente è una visita molto significativa, anche perché testimonia la vicinanza di Salvini al territorio. Parte così la campagna di raccolta firme della Lega per il referendum della giustizia anche in Abruzzo. L'appuntamento, lo ricordiamo, è il 3 e 4 luglio, con oltre 27 gazebo in altrettante piazze in tutti i municipi. Da sabato gli abruzzesi potranno firmare ed essere protagonisti di una grande riforma della giustizia, si legge in una nota. Musica, arte, sport, cultura, eventi speciali tornano ad accendere l'estate al Lucco de Marsi nella quarta edizione delle vacanze lucchesi. A comporre il cartellone estivo, una ricca proposta che nel rispetto delle correnti norme anticontagio include dei concerti di diversi generi musicali agli spazi letterari, dalle iniziative dedicate come la Sera delle Favole, pensata per tutti i bambini, alla Settimana dello Sport, che porterà nel centro focense saggi, occasione di avvicinarsi a diverse discipline sportive e forum tematici condotti da medici e specialisti del settore, fino alle attività speciali nell'area di Anxangizia e ai caffè incontro, al centro servizi socioculturali, convento dei frati cappuccini, con l'accoglienza di anziani e famiglie, passeggiate nella selva, letture ed attività rivolte in particolare alla terza età. La quarta edizione delle vacanze lucchesi prenderà il via con due serate di musica live nel viale in festa via Duca degli Abruzzi, in programma per sabato 3 e domenica 4 luglio, rispettivamente con Gigi e la sua band e gli Stornelli in entrambe le serate a partire dalle ore 21, e nell'isola pedonale delle Viali in Festa troveranno spazio gli stand e i mercatini allestiti dai bambini. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a Pescara con il consigliere regionale Antonio Blasioli, è stato presentato il racconto di Francesca Lamantia sulla storia dei minatori dei paesi della Maiella in Belgio. Sentiamo per cui le dichiarazioni sia del consigliere Blasioli che della stessa autrice Lamantia. Se la riscoperta del sentiero dei minatori rappresenta l'infrastruttura fisica visibile a tutti, questo libro, che verrà condiviso con le testimonianze di Letto Manoppello, rappresenterà il cuore della storia industriale, della storia della fatica e del lavoro di tantissime persone che nei 12 paesi della parte settentrionale della Maiella furono forgiati al lavoro e miniere. Miniere che rappresentavano un giacimento, una ricchezza per quel territorio in passato, e quel know-how ha fatto sì che nel 1965 tanti andarono appunto in Belgio nelle miniere, in questo accordo di cui quest'anno ricorre il 70° anno dal 1945. Una storia importante che rappresenta il passato, il presente e il futuro, turistico della parte settentrionale della Maiella. Uno sguardo capovolto, quello che il padre cerca di far
capire la figlia. È un gioco. È un gioco di speranza e di coraggio. Qualsiasi padre che voglia bene alla bambina, quando deve scendere in una miniera e tornare nero a casa, in un paese strano perché non conosciuto come il Belgio, cosa può raccontare a sua figlia, vissuta nelle vostre bellissime montagne? Che probabilmente questa miniera sia una montagna capovolta e che scendendo possa vedere le stelle. Un libro che con fantasia, semplicità e leggerezza entra nei cuori, come hanno detto i figli dei superstiti che hanno letto le pagine, dei bambini, dei ragazzi e degli adulti, per spiegare che i migranti di oggi siamo noi, i migranti di ieri. Il volo del Coleottero, Teatro Musica di Avezzano, propone il progetto Tutti in Campo, un contenitore di eventi artistici destinati a tutti i bambini e gli adulti. Il progetto continua con questo secondo appuntamento per sabato 3 luglio, dalle ore 16 alle ore 18, sarà la volta del Parco delle Storie, un pomeriggio dedicato alla lettura, a cui seguirà un laboratorio creativo per concludersi con una merenda. Progetto che nasce in collaborazione con il caffè letterario Vieni con me, dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso il Teatro San Rocco e i relativi spazi all'aperto resi disponibili grazie alla collaborazione del parroco Don Adriano Principe. Il commissario Legnini ha approvato un'ordinanza speciale per la ricostruzione di Campotosto, uno dei comuni maggiormente colpiti dal sisma 2016-2017, già a suo tempo fortemente interessato dal sisma del 2009. La presenza del cosiddetto doppio cratere ha reso particolarmente complessa la ricostruzione fino ad oggi, praticamente ferma alle demolizioni di buona parte dell'abitato, con l'amministrazione comunale in oggettiva difficoltà ad affrontare la sola tale mole di lavoro, viste le piccole dimensioni del comune. Per questo motivo la Regione Abruzzo, in particolare l'ufficio speciale della ricostruzione, è stato affidato il ruolo di soggetto attuatore per 5 interventi di ricostruzione pubblica, per un importo complessivo di 9.600.000 euro. Per la Regione, ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della riunione della cabina di coordinamento per l'Ufficio Speciale della Ricostruzione, guidato dal Direttore Rivera, è una sfida significativa e importante. Sono certo che sapremo dimostrarci all'altezza. D'altronde, prosegue Marsilio, la decisione del commissario Legnini di individuare la Regione Abruzzo come soggetto attuatore è un chiaro segno del riconoscimento della capacità e dell'efficienza che proprio in questi giorni ha raggiunto un altro obiettivo importante, superando una soglia di 1.000 cantieri autorizzati per complessivi 160 milioni di euro concessi. È stata pubblicata sul Buret la determinazione con la quale sono state approvate le due graduatorie relative all'avviso per l'erogazione dei contributi ai comuni della Regione Abruzzo per lo sviluppo della rete di informazione e accoglienza turistica e iniziative di promozione turistica di interesse locale. Nello specifico, in relazione alla prima graduatoria, saranno finanziati con un contributo di 20.000 euro i primi 5 progetti dei comuni non ricadenti nei distretti turistici, e cioè quelli proposti dai comuni di Montesilvano, Giulianova, Vasto, Ovendoli e Tortoreto. Anche riguardo alla seconda graduatoria, quella relativa a vari progetti presentati dai comuni appartenenti ai distretti turistici, saranno finanziati i progetti dei primi 5 comuni. Si tratta di Roccamorice, Sulmona, L'Aquila, Guardia Grele e Poggio Picenze, comune capofila con Fosse e Santo Stefano di Sessanio. È stata eccezionale la risposta dei comuni, che ringrazio per l'ampia partecipazione nonostante la tempistica ridotta, ha dichiarato l'assessore al turismo Daniele Damario,
Tanto è vero che in soli 15 giorni di pubblicazione del bando sono pervenute agli uffici regionali ben 56 proposte. E questa era l'ultima notizia, quindi il giornale termina qui. Prima dei saluti, no, come sempre vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antenna 2 Avezzano. Grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci.